Ok, adesso mi sentite? Adesso? Adesso abbiamo anche la professoressa Martin, si sta unendo con noi. Perfetto. Eccoci. Benissimo. Eccoci qua. Buonasera, mi sente professoressa? Perfetto. Grazie. Intanto buonasera a tutti. E prima di partire con questa nuova diretta del ciclo Studium, ci tengo a fare un ringraziamento ai ragazzi di Prometeo Scatenato che da ieri hanno iniziato un ciclo di letture che troverete anche sulla pagina di Usena Campus. Sono al terzo incontro, quindi dopo la diretta, se volete, sul profilo di Usena Campus troverete nelle storie di Instagram e nella Instagram TV troverete anche alcune delle letture che ci proporranno anche loro quotidianamente. Bene, e adesso andiamo un po' a presentare questo nuovo ospite che stasera ci terrà compagnia in questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Abbiamo qui con noi la professoressa Marti, docente al DISPOC, quindi Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, e nonché delegata al rettore del FabLab. E il FabLab sarà uno diciamo, degli argomenti di questa nostra chiacchierata di questo pomeriggio. Ma ora appunto entriamo subito nel vivo dell'argomento. Come appunto riportato nella locandina, andremo un po' a parlare di tecnologie di questo momento di emergenza. Quindi, in questo momento, diciamo, in cui appunto la didattica in un certo senso si è dovuta reinventare anche in un tempo molto veloce, diciamo, quali sono state le novità che ha introdotto e un po' come ha reagito il mondo della didattica a questo periodo un po' di quarantena, ma anche che ha dovuto in un certo senso rimescolare un po' le carte. Allora, rispondo subito alla domanda. Prima voglio ringraziarvi davvero per questo invito. Voglio ringraziare Marta Moschini e Leonardo che mi ha assistito con grande professionalità e pazienza nei vari passaggi della preparazione di questo intervento. E voglio ringraziarvi anche perché davvero per me è un'occasione di riflessione su quello che sta succedendo nella didattica, e con tutte le persone che in qualche modo, gli studenti, i colleghi che sono impegnati in questo sforzo di trasformazione, veramente una trasformazione che è stata istantanea. Eravamo un momento prima in aula e il momento dopo eravamo online e quindi abbiamo anche dovuto far ricorso a tante energie e anche a tanta immaginazione nel fare questo passaggio. E proprio in preparazione di questo intervento pensavo un po' a che cosa sta succedendo e a come le tecnologie, a qual è il ruolo che le tecnologie stanno giocando in questa trasformazione. Vi parlo ovviamente dall'esperienza che io sto facendo direttamente, è un'esperienza che sto facendo a tre scale diverse. E ho cercato poi di mettere insieme tutto quello che è successo in questi tre contesti molto diversi. Il primo contesto, da quando è iniziata, da quando c'è stata la chiusura, erano appena cominciati due dei miei corsi, il corso di Experience Design e il corso di Physical Computing. Significa per me 12-16 ore a settimana di didattica online, quindi è stato anche uno sforzo di ripensare un po' i contenuti. Quindi vi parlo di una scala di circa una ventina di studenti su un periodo di un mese e mezzo più o meno.
Una seconda scala al Politecnico di Milano c'è una scuola di alta formazione in experience design dove io insegno praticamente in tutte le edizioni e quindi ho fatto lezioni a professionisti in un tempo molto ristretto, 4 ore ma a 40 professionisti più o meno. E poi un'altra esperienza che abbiamo fatto con, eravamo 7 colleghi del mondo del design, dove abbiamo provato a fare una lezione aperta proprio sul tema delle tecnologie per la didattica, sia in ambito training, in ambito professionale che in ambito accademico. E lì abbiamo usato ancora di nuovo altri strumenti, abbiamo fatto una diretta WebEx con persone collegate anche dagli Stati Uniti, quindi una diretta molto, molto ampia, con più di 2000 persone insieme, con più di 1000 interazioni nel giro di 2 ore, cercando di sincronizzare strumenti. Io ho preso qualche appunto: WebEx, una diretta Facebook e la sincronizzazione in Slack. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Siamo riusciti anche a rispondere alle domande che venivano fatte in diretta Facebook. E perché dico tutto questo? Perché spesso si dice sì, ma è diverso farlo con 20 studenti, o è diverso, ovviamente è diverso rispetto alle materie, eccetera. Ma ciò che mi preme dire è che questo enorme problema che ci è caduto sulla testa forse si sta rivelando anche un'enorme opportunità di crescita e di anche di sforzo creativo. È un grande patrimonio quello che stiamo costruendo online. Cerco di riflettere su alcuni punti che mi sembrano importanti. Il primo punto è quello dell'alfabetizzazione digitale. Ci siamo trovati a dover imparare, a dover fare in fretta, a dover capire immediatamente e mettere in pratica. Io dico ci, ma siamo tutti docenti, studenti, tutti quanti insieme. E è importante anche capire che non dobbiamo mai confrontare la didattica online con la didattica in presenza, perché il confronto non è possibile, anche perché se ci concentriamo sul fatto su cosa ci manca rispetto al momento della presenza, ci manca lo sguardo, ci manca il calore, ci manca l'empatia con gli studenti, certamente sì, ma non è su questo che noi dobbiamo giocare la sfida. La sfida è pensare a una didattica trasformata, la sfida è pensare nuovi contenuti, è pensare una pletora di strumenti che possiamo utilizzare insieme e che possiamo ripensare completamente. E questa alfabetizzazione digitale è cominciata, è partita ed è partita alla stragrande. Io ho la fortuna quest'anno di avere un gruppo di studenti che seguono i miei 2 corsi di specialistica che hanno con entusiasmo abbracciato strumenti. Ovviamente usiamo Google Meet, che è la piattaforma che è stata suggerita dall'Ateneo, ma utilizziamo insieme stanze virtuali in contemporanea, utilizziamo strumenti di archiviazione dati, gestione sincrona e asincrona della comunicazione. Usiamo Miro perché abbiamo bisogno di blackboard condivise, quindi lavagne condivise dove scriviamo, attacchiamo post-it, dove facciamo brainstorming. Abbiamo riprodotto uno dei 2 corsi, era pensato al Fab Lab appunto, gli studenti avrebbero dovuto lavorare in laboratorio e addirittura ci siamo spinti a simulare le macchine del laboratorio, quindi utilizzando piattaforme di simulazione dell'elettronica. Abbiamo ricostruito delle piattaforme per esempio per fare fotogrammetria, ognuno nella sua casa, nella sua stanza, e sono usciti fuori dei discorsi bellissimi sul ruolo della luce, sull'importanza della luce. E questo non sarebbe mai successo in laboratorio, dove il setting è perfetto, perché tutto deve funzionare perfettamente. Quindi
questa alfabetizzazione diciamo digitale va insieme ad un processo creativo che è molto ricco, molto importante. La seconda cosa, il secondo elemento che mi sembra un elemento di grandissima rilevanza è il fatto che noi stiamo mettendo insieme i contenuti che riguardano le nostre materie con le soft skills che sono in gioco in modo incredibile. Abbiamo continuamente problemi da risolvere, abbiamo una comunicazione da ripensare, le regole di ingaggio della lezione sono completamente diverse e questo ci mette in gioco continuamente il docente ma anche gli studenti. Abbiamo una didattica che è estremamente esperienziale perché siamo al tempo stesso, né noi docenti siamo coloro che offrono un sapere agli altri o i discenti lo accolgono in qualche modo, ma viene davvero costruito insieme, e questo trovo che sia un elemento di grandissima originalità e di grandissima importanza. Un'altra cosa che io trovo assolutamente davvero incredibile e sta succedendo anche diciamo in questi consessi molto ampi, ma è un senso di didattica partecipativa. Impostare i corsi con una responsabilità condivisa. Gli studenti hanno la responsabilità di essere sempre puntuali. A me, ve lo assicuro, non è mai successo di entrare in un'aula e di non dover aspettare 10 minuti, che tutti arrivavano un po' a rilento, oppure fare le pause e alla pausa tutti erano già in aula. Con questo mezzo gli studenti sono puntualissimi e rispettano le regole di ingaggio, anche della comunicazione, delle consegne, e davvero è un tipo di didattica molto partecipata, dove si parla anche di come fare didattica e anche di come organizzare i contenuti, che devono essere necessariamente contenuti fruibili con quel mezzo, e quindi lavorare anche con media diversi, e questo secondo me è una ricchezza importante. Quindi direi che abbiamo un'occasione di fare una didattica del cambiamento, e sempre più ci troveremo a vivere in una società liquida, fluida, e dove i cambiamenti ci verranno richiesti sempre più velocemente, e dobbiamo stare al passo con questi cambiamenti. E dunque io credo che tutti noi che siamo stati, diciamo, inondati da questa esigenza, stiamo sviluppando delle capacità proprio di resilienza. La resilienza mi sembra un concetto fondamentale, e credo che per i nostri studenti che usciranno anche da questi corsi avranno imparato, avranno un bagaglio di strumenti che è molto importante, perché essere resilienti in una società estremamente complessa è fondamentale. Saper usare una pletora di strumenti, di metodi per adattarsi al cambiamento è fondamentale, e penso che questo ci darà la possibilità di avere davvero un passo in più. D'altra parte dobbiamo abituarci a pensare i contenuti in maniera completamente diversa. Io mi sono trovata in corso d'opera, diciamo, da un giorno all'altro a dover rimettere in discussione tutti i contenuti, perché faccio lezioni di 3 o di 4 ore e chiaramente devo adattare diciamo anche il tipo di partecipazione a questo strumento, al fatto che siamo seduti, al fatto che siamo distanti. E però questo è possibile, è un bell'esercizio anche di strutturazione. È un bell'esercizio che ci dà una capacità anche di adattarci alla liquidità, e questo io lo trovo davvero una sfida importante, una sfida creativa. Spero che il nostro Ateneo, che ha davvero messo in pista uno sforzo enorme di strumenti, di intelligenze, di
anche organizzativo per affrontare tutto questo. Spero che poi avremo la possibilità di discuterne un po' tutti insieme e di poter offrire, quando tutto questo sarà finito, mi piacerebbe che non ritornassimo a una didattica tradizionale, mi piacerebbe che questo fosse un accompagnamento ad un'offerta didattica più ricca, più articolata, dove non si esclude una cosa rispetto all'altra, ma dove è possibile semplicemente dare un ventaglio più ricco, più articolato. In fondo questo mezzo ci permette anche di raggiungere, per esempio, studenti che magari hanno qualche disabilità, hanno qualche difficoltà a venire in aula, che sono lontani per un qualche motivo. Quindi forse questo è davvero un momento in cui possiamo uscire molto rinnovati anche nel nostro modo di fare didattica. Bene, allora io ne approfitto subito per prendere una domanda dal pubblico, anzi ne approfitto per chiunque sta seguendo la diretta che vuole farci qualsiasi domanda può utilizzare la chat in basso e noi risponderemo a tutto. E innanzitutto abbiamo questa domanda di Lucia che dice: qualche suggerimento sull'aumento dell'interazione con gli studenti poco abituati? Quindi diciamo possiamo cogliere subito la palla al balzo grazie a questo discorso che lei ha appena fatto e rispondere appunto alla domanda di Lucia. Allora, non so se ho capito bene la domanda di Lucia, i miei suggerimenti sono, come dicevo prima, non possiamo focalizzarci su uno strumento soltanto, dobbiamo saper utilizzare una pletora di strumenti, la comunicazione deve poter essere sincrona e asincrona, abbiamo bisogno di strumenti di archiviazione dei contenuti, deve esserci una grande flessibilità nell'utilizzazione di questi contenuti. I miei studenti lo sanno, noi usiamo Meet, ma nel frattempo usiamo i gruppi WhatsApp, usiamo Google Drive, usiamo appunto altri strumenti, perché questo facilita. Questo, quando si entra, diciamo, in questa modalità di ragionamento, si ha subito l'esigenza poi della lavagna condivisa, si ha subito l'esigenza di un sistema di archiviazione strutturato, e questo io credo sia veramente un grande bagaglio che possiamo utilizzare in maniera anche molto creativa, anche molto divertente. Ecco, non dobbiamo aver paura, è chiaro che se gli studenti sono in una lista WhatsApp e magari si parlano mentre stiamo facendo altre cose, è normale che questo succeda, ma succederà anche in aula. Cerchiamo di sfruttare il potenziale di questa comunicazione. Io vedo grande attenzione, vedo grande focalizzazione dell'attenzione, vedo capacità di intervenire, di voler dire la propria e di prendere la responsabilità dell'insegnamento, e questo lo trovo davvero un fatto straordinario. Beh, quindi in un certo senso si può dire che anche non solo gli strumenti della didattica stanno facendo un passo avanti, ma anche proprio lo studente stesso sta portando avanti anche un processo di cambiamento nella propria interazione anche con la materia, con lo studio. Quindi diciamo che un periodo come questo, che inizialmente e sicuramente può essere visto come negativo, però potrà portare dei frutti che sicuramente saranno utili sia dalla parte dei docenti, ma anche dalla parte degli studenti. Ora non so se magari fra gli spettatori della diretta c'è anche qualche suo studente, magari ce lo può dire nei commenti almeno. Ah, mi piacerebbe che intervenissero, perché stanno lavorando forse il doppio o il triplo di quello che avrebbero lavorato con una didattica in presenza. Però la cosa che dicevo in apertura, cioè non dobbiamo pensare a quello che ci manca della didattica tradizionale, ma dobbiamo pensare a un modo completamente diverso di fare didattica. In questo modo completamente diverso c'è un diverso ruolo degli studenti, cioè sono loro gli attori principali. La didattica appunto esperienziale anche in questo senso. Prendere la responsabilità, fare la propria parte, se non si fa la propria parte non funziona la didattica online, non funziona.
Quindi è molto importante, non è solo, diciamo, la bravura o la dedizione del docente, questo non basta più. Bene, intanto noi salutiamo uno dei suoi studenti che è appena entrato. Ciao Alessandro. Alessandro, buonasera. E abbiamo qui una domanda che ci propone proprio Marta, che ci dice: quali sono le piattaforme più divertenti che hai utilizzato a lezione? A me è la Blackboard. Allora, sicuramente la Blackboard è divertente, no? Perché davvero si fa un brainstorming a distanza, si attaccano, si staccano post-it, si disegna, si fa anche disegno insieme, quindi si usano, diciamo, delle modalità espressive diverse. Slack è un altro sistema di comunicazione sincrona che è molto utile da tenere aperto sempre sotto. Io, per esempio, ad alcune lezioni ho invitato anche dei cultori della materia, e quindi magari noi con Slack o con WhatsApp comunichiamo mentre facciamo didattica. Ci sono tanti piani di comunicazione che vanno avanti, ma se vi dico, quando abbiamo fatto con il Politecnico lezione con 2000 persone gestendo più di 1000 interazioni su 5 canali diversi, è stato divertente, ma è stato davvero, è andata, insomma, ci siamo messi un po' in gioco ed è andata. Credo che sia anche un po' questa la magia di queste tecnologie. Bene, noi dunque in apertura io ho citato il Fab Lab e l'ha citata anche lei appunto in uno dei suoi corsi, e diciamo la mia domanda è un po' di diciamo spiegare un po' magari anche a chi non lo conosce che cosa sono i Fab Lab e qual è il loro ruolo appunto in questa emergenza, e perché è importante che comunque anche l'Università di Siena abbia un proprio Fab Lab, qual è, insomma, che è un vanto comunque per l'Università di Siena, quindi un po' spiegarlo magari anche a chi non lo conosce, quali sono i suoi lavori e qual è, insomma, appunto il suo ruolo all'interno dell'università. Beh, non solo è importante ed è un vanto per l'Università di Siena avere un Fab Lab, ma è anche perché è un Fab Lab molto particolare. Nel panorama italiano credo che sia un esempio unico di Fab Lab, che è non solo un laboratorio universitario, ma che è anche genuinamente aperto al territorio, alla comunità. Nel nostro Fab Lab vengono persone di estrazione diversa, con competenze diverse, viene dal chirurgo all'archeologo, alla parrucchiera, al falegname. Perché? Perché vedono nella fabbricazione digitale, Fab Lab significa appunto digital fabrication, è la possibilità di fabbricare a livello personale i nostri artefatti. È un po' il paese dei balocchi, Fab Lab, venite a trovarci quando sarà possibile, perché ci sono macchine che sono macchine fantastiche, stampanti 3D, macchine a taglio laser, abbiamo una falegnameria nel nostro Fab Lab, e poi è in un posto meraviglioso, è al Santa Chiara Lab, che è il centro dell'innovazione dell'università, quindi per noi è davvero un grande onore essere parte di questa realtà. E il concetto della fabbricazione digitale è nato all'inizio degli anni 2000 da un collega con cui lavoriamo e facciamo ancora formazione insieme, si chiama Neil Gershenfeld dell'MIT, Center for Bits and Atoms di Boston, e Neil aveva questa una grande visione di rendere le tecnologie veramente democratiche, veramente accessibili a tutti e non soltanto appannaggio di coloro che hanno una competenza tecnica. E questa era la sua grande visione sul futuro, e Neil ha sempre pensato che insieme alle grandi rivoluzioni, appunto la rivoluzione industriale prima, la rivoluzione del digitale dopo, la fabbricazione digitale rappresenta una nuova rivoluzione, che è quella in cui la materia e il digitale si
uniscono, si fondono per creare strumenti e possibilità assolutamente innovative, assolutamente originali. Noi al FabLab diciamo che mettiamo insieme gli atomi e i bit, perché questo è quello che succede: o lavoriamo con macchine digitali per produrre oggetti fisici, oppure inseriamo dentro oggetti fisici della materia digitale per renderli interattivi. E ovviamente questa grande rivoluzione è davvero un modo diverso di vedere la produzione e la fabbricazione, è anche un modo di ripensare al concetto del lavoro, della tecne. I Fab Lab, si dice, sono i luoghi dell'artigianato digitale, dove il digitale viene fatto ad arte, viene fatto con il sapere artigianale, quello che coordina lo sguardo, la mano e l'immaginazione. È quello che viene esercitato proprio per il piacere di fare le cose bene, quindi con una ricompensa emotiva molto importante, ma anche con una ricaduta sociale. C'è un impatto sociale dei Fab Lab, un impatto sul territorio. Perché? Perché tutto quello che si produce è open access, è accessibile, e noi come Fab Lab facciamo parte di una rete mondiale di moltissimi laboratori in 36 paesi del mondo, siamo tutti collegati insieme, facciamo didattica insieme. A Siena ospitiamo la Fab Academy, che è l'Accademia della Fabbricazione Digitale. Ma ciò che è importante è che la rete Fab Lab, anche durante questa emergenza, per venire alla tua domanda, Leonardo, i Fab Lab si sono attivati ed è facile per noi che al lancio di un problema o di fronte a un'emergenza ognuno si sia attivato per dare un piccolo o grande contributo. Avrete sentito parlare di ventilatori che hanno dei raccordi stampati in 3D, di mascherine che sono state prodotte quando le mascherine non c'erano. Noi siamo stati contattati da ospedali, siamo stati contattati, i primi che ci hanno contattato sono stati le cooperative di Bergamo, perché davvero la situazione era difficile. E che cosa abbiamo potuto fare? Abbiamo potuto progettare, fare design in 3D o prendere modelli da designer della rete Fab Lab in tutto il mondo e cominciare a stamparli, a produrli in tutti i Fab Lab e a lasciare in maniera assolutamente gratuita, disponibile a tutti, questo patrimonio di conoscenza. È chiaro che il Fab Lab deve fare la sua parte è sperimentare, fabbricare con certi requisiti, e poi ovviamente abbiamo bisogno, e questo è soprattutto il ruolo del Fab Lab di Siena. Noi non ci siamo concentrati tanto sullo sviluppo di prototipi, che peraltro abbiamo sviluppato, sono nel Fab Lab, il rettore ci ha dato la possibilità anche di utilizzare il laboratorio in questo periodo, ma soprattutto ci siamo concentrati a creare delle micro filiere, delle filiere molto corte tra la fabbricazione, e mettere subito in contatto la fabbricazione con la certificazione e subito con le aziende. Perché noi, la nostra forza è produrre pochi pezzi fatti ad arte, ma pochi pezzi, e in questa emergenza c'è bisogno di moltissimo. Però se tanti Fab Lab si attivano in questo modo e ognuno lavora all'interno di una filiera molto corta che può avere davvero un impatto, questo cambia tutto. Chi dagli ospedali ci ha contattato, dall'ospedale di Montepulciano per esempio, ci hanno contattato per chiedere: proviamo a fare una maschera fatta così, perché queste ci rovinano il viso. Cioè, abbiamo visto tutti le foto che sono andate in televisione, che davvero ci hanno riempito il cuore, e avremmo tutti voluto fare qualcosa, no? Ecco,
Il Fab Lab può fare questo, può studiare una soluzione che è personalizzata, che è a basso costo e che subito la rete dei Fab Lab può prendere, può riprodurre. E questa è una forza incredibile perché ovviamente la conoscenza procede velocissimamente, siamo in grado di dirci fermiamo questa cosa perché non funziona, perché c'è qualcosa che non va. E non ci mettiamo tutti a fare gli stessi errori. È importante anche un grande dialogo con le aziende, con le imprese in questo momento, che sono in grandissima difficoltà. Noi abbiamo, ho parlato con tantissimi imprenditori, li stiamo aiutando anche a identificare dei bandi per avere dei finanziamenti e sono molto aperti a questa nuova realtà della fabbricazione digitale perché noi possiamo assumere il rischio della ricerca, quindi dell'identificare una soluzione, del prototiparla e di renderla pronta per l'ingegnerizzazione e la produzione. Loro possono produrre, andare sul territorio, distribuire, utilizzare i loro macchinari per fare una produzione di massa. Ecco, quello che io vedo e la vedo anche come una trasformazione poi nel futuro, dei Fab Lab è proprio quella di entrare in queste filiere e assumere il ruolo che l'azienda non può assumere, per l'azienda è costoso fare ricerca e soprattutto è costoso andare a diciamo, lavorare su una iperpersonalizzazione di certe produzioni. Noi possiamo assumerci questo rischio, abbiamo la possibilità di attirare tanti giovani, è una forza meravigliosa, i ragazzi vogliono venire al Fab Lab, vogliono lavorare, vogliono sperimentare, gli studenti di quest'anno hanno fatto moltissimo, davvero, io sono impressionata da quello che hanno imparato, che stanno imparando e spero che possano essere i designer del futuro, che siano in grado di portare anche questo elemento di così di comprensione che abbiamo colto perché siamo stati dentro l'emergenza, perché abbiamo capito i nostri limiti, ma abbiamo anche capito il potenziale che noi possiamo offrire con le nostre tecnologie e con il nostro sapere. Aggiungo un'ultima cosa, il Fab Lab è dentro l'università. E questo è l'Università di Siena e questo cambia tutto perché ci sono tanti luoghi dei cosiddetti makers, li vediamo nella Maker Faire in giro per il mondo che fanno cose bellissime. Noi come universitari abbiamo la responsabilità di produrre delle soluzioni che siano scientificamente valide. Di lavorare con metodologie che siano metodologie che richiedono una competenza e per questo si avvicinano sempre più alla possibilità di essere utilizzate immediatamente là dove servono. Ecco, questo credo che sia davvero un ruolo speciale che noi non dobbiamo perdere l'occasione di giocare al meglio. Ho parlato troppo, Leonardo. Bene. Bene, io intanto nel frattempo che lei appunto faceva il suo intervento ci sono due domande che appunto ora andremo a fare in conclusione dal pubblico. La prima era una sulle piattaforme di cui abbiamo parlato prima, se sono state utilizzate magari piattaforme a bassa latenza, soprattutto per magari che diciamo un po' quello che cercano magari i musicisti, perché ovviamente il grosso problema dei musicisti per suonare a distanza è quello della latenza, quindi magari una scarsa sincronizzazione. E ci chiedevano se c'era qualche strumento che permettesse appunto di eliminare appunto questa latenza, qualche piattaforma. Allora, eliminare è difficile.
io ho parlato con degli amici che insegnano al Siena Jazz e hanno questo problema enorme. Il mio compagno insegna musica e quindi lo sento tutti i giorni fare lezioni ai bambini a scuola, inventando qualsiasi cosa, fischiettando, cercando di utilizzare veramente la creatività più sfrenata. Ci sono degli strumenti che consentono per esempio di eliminare i rumori di fondo. Questo aiuta già molto perché riesce a filtrare, ora se lo trovo mentre parlo vi dico anche il nome preciso, perché ci sono una serie di strumenti che fanno questo, che ci permettono appunto di eliminare, ecco, uno si chiama CRISP, si rimuove tutti quanti i rumori di fondo durante le videochiamate. Ci sono degli strumenti che ci permettono per esempio di verificare la connessione mentre si utilizza, e quindi possiamo vedere se abbiamo una connettività non all'altezza. Scaliamo i contenuti, evitiamo i video, cerchiamo di scalare in un altro senso. Quindi, se volete, io posso poi darvi riferimenti tramite te Leonardo. Google ha fatto un report molto molto carino, molto semplice, dove raccoglie, e appunto è uno dei designer con cui abbiamo fatto la diretta, quella con tanta gente che vi dicevo prima, raccolgono tutti gli strumenti per il lavoro remoto e anche quindi per la didattica remota, e anche tutte queste piccole utilities che possiamo utilizzare per migliorare la qualità del collegamento, dello scambio dei contenuti, eccetera. Lo metto a disposizione volentieri perché può essere una fonte utile. Ecco. Bene, e un'ultimissima domanda sempre dal pubblico, ci hanno chiesto, abbiamo appunto parlato del Fab Lab, della didattica e del loro ruolo nell'emergenza, ci hanno chiesto invece l'architettura che ruolo può avere in questo momento di emergenza. Allora, io penso che in questo momento non ci sia esclusione di intelligenze, nel senso che tutte le intelligenze possono contribuire, e non è retorica, lo dico perché veramente sono fermamente convinta di questo. In architettura io conosco e seguo lo studio di Carlo Ratti, che è uno dei più famosi che c'è di design, sono a Torino, lo seguo perché un mio ex studente adesso è diventato designer lì e quindi condivide spesso quello che fanno. Hanno progettato un sistema per riconvertire i container in reparti ospedalieri. È un sistema modulare che si attacca e si stacca e per creare dei nuovi ospedali, dei nuovi spazi. Questo è un esempio, ma è un esempio molto interessante che mette insieme la tecnologia, il design, l'architettura in una maniera assolutamente creativa, e vorrei dire anche con un occhio alla sostenibilità, al recupero, al riciclo. Quindi i container che adesso sono fermi perché non possono spostarsi vengono riconvertiti per un altro uso. Quindi per questo dico, è sincronizzando le intelligenze che poi si possono avere dei risultati importanti. Bene, ora come ultimissima cosa abbiamo dei consigli, magari letture, siti web, video, visto che comunque la disciplina è molto ampia e quindi si presta, diciamo, una pluralità di fonti. Lei ora ci ha appena citato il programma di Google, ma se magari anche dei libri appunto o video da consigliarci, sì, da, diciamo, da consultare, sì, in questo lungo periodo. Allora, intanto vi suggerisco The Game. Alessandro Baricco è un libro che ci fa pensare molto. Alessandro Baricco dice: pensate di giocare al calcio balilla, pensate poi di giocare a un flipper e poi pensate di fare un videogame. Che cosa è successo e che cosa è cambiato? E dice quello... Forse avrete pensato di giocare tre giochi diversi, ma quello che avete fatto è attraversare
una cultura, da una cultura ad un'altra, dalla cultura dell'analogico alla cultura del digitale, e dice questo cambia tutto, e spiega in questo, fa un excursus molto bello sulla rivoluzione digitale e su come siamo cambiati, ma strutturalmente, sul fatto che una nuova cultura si è venuta ha preso piede, e questo ci ha cambiato le nostre capacità cognitive, il nostro modo di emozionarci, il nostro modo di produrre contenuti. Quindi ve lo assolutamente, se non lo avete letto, leggetelo. Il secondo libro che vi voglio suggerire è un classico per noi Fab Labbers, che è L'uomo artigiano di Sennett. È un libro straordinario, è un libro che parla dell'artigianato dall'antica Grecia fino al nostro artigianato digitale, parla di filosofia del lavoro, parla della impostazione materialista del lavoro, ed è davvero di un respiro meraviglioso, ed è assolutamente una lettura densa ma che arricchisce lo spirito. Il terzo suggerimento, voglio fare un po' di pubblicità al Fab Lab, vi chiedo, andate a vedere il nostro sito web, perché nel nostro sito web scfablab.unisi.it vedrete il nostro portfolio. Nel nostro portfolio potete vedere i video di tutti i progetti che abbiamo realizzato al Fab Lab. Sono progetti in cui la persona, il rispetto per la persona e per la diversità è al centro dell'attività di design. Sono progetti in cui abbiamo lavorato proprio insieme, immaginato, sognato insieme a persone con disabilità, a persone con abilità diverse, nel campo della salute, nel campo dei beni culturali, nel campo della medicina, dell'archeologia, del cibo. Andate a vedere perché questo ci aiuta, perché se il Fab Lab può veramente dare un'opportunità di interdisciplinarietà, di crescita insieme, di impatto, di costruttivo sul territorio, allora avremo fatto qualcosa di utile, qualcosa che avrà un senso anche negli anni a venire. Benissimo, noi ringraziamo la professoressa Marti per questa stupenda chiacchierata e vi ricordiamo che Virtual Studium continua quotidianamente sui canali dell'Università di Siena e Usiena Campus, e ricordiamo che è un progetto che vede collaborare anche Uredio e Ciclomaggio, e come ho citato in apertura anche Prometeo Scatenato, che troverete sulla pagina di Usiena Campus con le sue letture. Noi ringraziamo ancora una volta la professoressa Marti. Tanti auguri, buona Pasqua, state bene, mantenetevi in buona salute e a casa. E io vi auguro anche una buona serata e appuntamento a domani.